E parte in salita l'anno scolastico degli studenti che si affidano ai mezzi pubblici. A Taranto i ragazzi segnalano mezzi affollati e ritardi. Mimmo Spina. Qualche criticità è emersa per le scuole superiori della provincia, maggiormente frequentate dai ragazzi che utilizzano gli autobus da Palagiano, Carosino e Pulsano. Mezzi in direzione Taranto già pieni all'arrivo delle fermate. In città i disagi sono confermati. Malissimo si viaggia sui pullman, neanche ad esempio se il pullman deve passare verso le 7 meno 10 arriva alle 7 e mezza la fermata del pullman. Sì, sì. No, è la mascherina, chi vuole se la mette, chi non vuole non se la mette. Non ci sono controllori, non c'è niente. Diciamo la distanza, le norme Covid vanno un po' via. I mezzi sembrano non essere ancora sufficienti per garantire efficienza nel servizio e sicurezza anticontagio. Di questo si è discusso al tavolo convocato dal prefetto per fare il punto sulle attività didattiche e le modalità di trasporto pubblico. Sebbene, pur non rilevandosi criticità di carattere rilevante, è chiaro che in questa fase scontiamo ancora qualche disservizio che però è, possiamo considerare anche fisiologico, dovuto all'adeguamento anche degli orari delle corse a quelli delle scuole che tuttora non sono definitivi, perché come sappiamo in fase di avvio ci sarà poi successivamente la definizione anche degli orari e quindi pensiamo a un miglioramento complessivo dell'efficienza del sistema. Manca un concreto censimento dei pendolari per garantire scuole sicure e autobus a zero rischi contagi, anche perché la metà della popolazione studentesca non risulta vaccinata.